Avete presente che simbolo c'è sulla banconota forse più famosa del mondo, il dollaro americano? Una piramide con al centro un occhio, l'occhio onniveggente. E se vi dicessi che quel disegno è già stato dipinto su una chiesa, prima ancora che gli Stati Uniti d'America venissero formati? Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova rubrica del Pit. Oggi sono veramente emozionato perché siccome in tanti di voi mi hanno scritto, mi hanno fatto i complimenti, ho visto che avete apprezzato il video fatto sui Templari e sulla massoneria, allora eccomi qua. Siamo sempre a Saliceto perché, se vi ricordate, io vi avevo detto che quella sera saremmo andati a fare l'indagine al castello di Saliceto. Noi, come tutte le volte, di pomeriggio facciamo il sopralluogo. Durante il sopralluogo, siccome eravamo sempre in compagnia del signor Guidaraldo, lo storico di Saliceto, ci ha fatto vedere quelli che sono i resti di una chiesa templare all'interno del castello. E voi non potete neanche immaginare di nuovo che cosa ci ha fatto vedere e che cosa ci ha raccontato. Ma andiamo per ordine, io adesso comincerò a farvi vedere quello che è stato il nostro sopralluogo. Aprite bene le orecchie, guardate con attenzione il video perché ne sentirete delle belle. Andiamo. E qui è quella parte più interessante, unica, veramente unica. Ecco la chiesa, quello che resta della chiesa. Wow! Questo è quanto resta ed è straordinario. Allora, velocissimamente, qui c'è un'annunciazione con quella mano che esce a benedire l'angelo che va dalla Madonna. Sì. Siamo, secondo la sorrendenza delle belle arti, sarebbe Taddeo di Bartolo, 1396, pittore senese che ha operato anche a Finale e a Genova. Questa colonnina tortile viene attribuita a lui perché c'è una simile meno bella a Quarto di Genova. È sicuro che l'ha fatta lui. Okay. Questa invece è natività. Questa natività è giottesca. Siamo a metà del 1300, 50 anni prima. Gesù è in secondo piano, sì. Dorme a letto, come veniva fatto allora. Gli angeli sono tipicamente giotteschi e molto raffinata. Ok raga, cominciamo a mettere un po' di carne al fuoco. Quindi avete capito, si tratta di un dipinto in stile giottesco, ma c'è già una prima particolarità. Quel dipinto che avete visto della Natività è unico al mondo. Perché è unico al mondo? Perché la Madonna ha il libro aperto in mano. Non esiste nessuna Natività al mondo dove la Madonna ha il libro. Di certo nell'Annunciazione la Madonna ha sempre il libro in mano, ma nella Natività mai. Perché? Primo mistero. Ed è probabilmente venuto un professore da Parigi. Ed è l'unica che probabilmente ha il libro aperto in una natività. Non ci sono nella natività il libro, la Madonna non ce l'ha mai. E vedete che quindi ci sarebbe questa caratteristica del libro aperto, che pare che sia l'unica natività al mondo con la Madonna del libro aperto. Là sul cima c'è l'angelo che va ad annunciare quel pastore, col cane. Sì? Sì. Ma non è un pastore, perché non è la gregge. Ah, è vero. Ed è un pellegrino, ha il bastone. Però il cane? Il cane. Lui, che, però il cane antilupo, ha il collare antilupo. Se voi lo guardate bene, è una suggestione, sì. Fate, è il matto dei tarocchi. Se è il matto dei tarocchi è la prima raffigurazione esistente, perché i tarocchi ufficialmente noti sono del 1446. Oh, gli assomiglia, però. Sì, sì, è il matto dei tarocchi. È il matto dei tarocchi. Che però non dovrebbe esserci, perché siamo 100 anni prima che si conoscesse i tarocchi. No. Ok, raga, comincio già a gasarmi di brutto. Allora, prima cosa, lassù in alto, come avete visto, ci dovrebbe essere un pastore. In realtà, se guardate bene la raffigurazione, non si tratta di un pastore, ma bensì di un pellegrino. E ci sono tante prove a questa tesi, perché effettivamente non c'è il gregge, è da solo, ha solo un cane, che lì non potete vedere, ma vi assicuro, ha un collare antilupo, quindi è chiaramente la raffigurazione di un pellegrino. Ma veniamo al succo della questione. Guardatelo attentamente. È uguale al matto dei tarocchi.
ma siamo 100 anni prima che venga fatta la prima raffigurazione dei tarocchi. Quindi allora io mi chiedo, che cosa ci fa il matto dei tarocchi in quel dipinto? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi. E questo è straordinario, perché era murata, probabilmente l'hanno murata e scalpellato l'affresco sul sfondo, perché era scalpellato, proprio gli è andato bianco, doveva sì, lasciare certo. Com'era. È stata murata alla morte di Federico II, che c'è stata la damnatio memoria. C'è stata la damnatio memoria di Federico II, dopo che è venuto Carlo d'Angiò, dei papi, eccetera, e poi c'è stata quella dei templari. Sono le grandi damnatio, di quella dei catari, le grandi damnatio memoria, che volevo cancellare la memoria. Ok, prima che vi vada in fumo il cervello, damnatio memorie, cioè, sai, no? Quando fai quella faccia? Che cacchio ho detto? Ve lo dico io in modo molto papale. Significa, è un termine latino, che significa condanna della memoria. Quindi, lo storico ci stava dicendo che in quel periodo ce ne sono state tre grandissime. Una proprio che si riferiva a Federico II di Svevia, l'altra dei Templari e la terza è dei Catari. Quindi in sostanza in quel periodo che cosa è successo? Cercavano di cancellare dalla faccia della terra questi tre personaggi. Ma torniamo ad esaminare questi dipinti, perché ne vale la pena. Adesso vi faccio vedere. Questo. E chi sono queste donne? Adesso due stemmi, questi sono a casa del Carretto. Okay. Questi sono chiusi in tre triangoli. È tutto simbologia. Questa è la sezione o di una chiesa a pianta centrale o di una colonna. Ok. Sì. Probabilmente una colonna, perché sì. Le due colonne reggevano il Tempio dell'Arco Reale. Poi, in cima c'è quelle donne, che e lì nasce la discussione, ma così belle. Quell'altro fatte simbolo. In quelle mani, tutto pieno di simboli, tutto pieno di simboli. Allora, ci sono tre cerchi che richiudono... La stella a sei punte, Davide. La sei punte, che non è di Davide, è l'esatto. No. La stella di Davide ebraica, come certo, conosciamo certo. Noi, è del 1700. Questa è prima. Qui siamo nel 1200, sì. Ed è l'esatto. L'incontro tra i due triangoli maschile e femminile, eccetera. Ok. Dentro ha un fiore a 8 petali. È vero. Che è interessante. Poi c'è 12 foglie di vite, che sono gli apostoli. Ma è misterioso, sono i gelsomini. Infatti stavo per chiedertelo. 13 gelsomini bianchi e 13 rossi. Gelsomini rossi, come i fedeli d'amore di Dante. E siamo nell'epoca. Sì. Però il tredicesimo, e qui troverete anche davanti alla facciata, il tredicesimo gelsomino, laggiù in fondo, sì. laggiù nell'angolo, se sì. Ne vedono solo due foglie. È vero. E sono nascosto, uno è nascosto. Qui c'è sempre qualcosa di nascosto, l'allusione a qualcosa di nascosto. Questo probabilmente potrebbe anche alludere al tredicesimo posto che è la Maddalena. Wow. Allora, ci risiamo. Avete visto bene questo dipinto. Già è pieno di simboli esoterici, quindi se avete visto l'esalfa, quindi la stella a sei punte, che come ha detto lo storico non ha niente a che vedere con la stella di Davide, ma come avete sentito dallo storico, bisogna soffermarsi su una simbologia misteriosa, cioè quella data dai gelsomini. Ci sono 13 gelsomini, ma il tredicesimo, come avete visto, ha dei petali nascosti. C'è sempre qualcosa di nascosto. Sta dicendo sempre un doppio significato alle cose, e qua la suggestione per eccellenza è proprio quella che ha detto lo storico. Forse il tredicesimo petalo nascosto significa il tredicesimo apostolo di Gesù, Maria Maddalena. Ed è straordinario, vedete che c'è sempre qualcosa. Guardate qui la Madonna ha due occhi, sì. Uno diverso dall'altro, dappertutto sì, sì. Ci sono le Madonne con occhi diversi, come fosse, guardate questo. Qui siamo al centro del triangolo, questo è uno dei maggiori simboli esoterici scritti dal Wright, mi pare che scriva nell'Ottocento. Ma invece gli occhi di questa persona sono uguali? No, sono diversi. Ah, ecco. Perché... È quello opposto, è al centro del triangolo, come nel dollaro. È vero. È vero. Non l'occhio divergente. Esatto. Siamo nel 1250, guarda, proprio 1240. Mezzo, è centrato. Sì. Nelle due cerchie. C'è il triangolo, cerchio e due semicerchi, una simbologia fortissima esoterica. Ok, raga, vi rendete conto? È proprio questo il famoso dipinto di cui vi parlavo all'inizio del video. Come potete vedere c'è una persona, la faccia di una donna, con chiaramente due occhi diversi, un occhio dei quali è al centro di un triangolo. Esattamente la raffigurazione che troviamo sul dollaro statunitense.
Ma avete capito bene in che anno ci troviamo? Gli Stati Uniti d'America erano un lontano, lontano miraggio. Quella simbologia così potente è stata poi ripresa da qualcuno. E chi è che ha fondato gli Stati Uniti d'America? Washington, uno dei più grandi e potenti gran maestri della massoneria. Ma che riporta cerchio semicentro? La piramide, lì è la piramide, sì, c'è certo. L'occhio al centro, lì è sicuro. No, ma c'è l'occhio divergente, cioè è proprio il centrato e si vede che è completamente diverso dall'altro. Sì, sì, ma è su cose uniche. E qui c'è l'Agnus Dei, l'agnello mistico in cima all'arco che ricorda l'arco reale di Gerusalemme. Allora ragazzi, voi sapete perché io faccio questi video. Non vogliono essere di insegnamento proprio a nessuno, ma in qualche modo dovrebbero stimolare la curiosità, creare del sano dibattito. Quindi, siccome siamo in vena di suggestioni, ve ne voglio raccontare una mia personale. Questa qua non mi è stata detta dallo storico, ma io appena ho visto quel dipinto mi è venuta in mente subito una foto scattata dal telescopio spaziale Hubble. Guardatela attentamente. Si tratta di una foto del pianeta Giove. Vi renderete anche voi conto che la somiglianza è davvero, davvero forte. Io ho chiesto allo storico che cosa significavano quegli strani disegni e lui mi ha detto che dovevano rappresentare in teoria le venature del marmo. Ma credetemi, io di marmi fatti così non ne ho visti. Ma in compenso mi ha veramente ricordato Giove. Voi cosa ne pensate? E anche lì di nuovo le stelle, tre cerchi. Uno, due, tre cerchi. Sempre a stella sei punte. Tre cerchi, stella sei punte, il fiore al centro. Purtroppo vedete come è danneggiato. C'è questo grande croce al centro, gemmata, con sette gemme. Con sette gemme. E il libro, che libro è? L'Apocalisse. 99 su 100 è l'Apocalisse. Perché c'è un... non mi ricordo il nome. Se voi andate all'Accademia di Venezia, sì, c'è il libro che è uguale. L'Apocalisse. Probabilmente l'Apocalisse. L'Apocalisse. E lui versa il sangue nel grano. Si vede? Sì. Sì, da qua allora, dentro. Voi prendete questo Agnus Dei, è il primo agnello mistico noto, perché quelli successivi sono fiamminghi. Ok. Estrapolato, l'Agnus Dei con quella croce piccola, poi è la croce di San Lazzaro, delle crociate, che poi a Medio VIII, nel 1430, la fa diventare la croce dell'ordine mauriziano. Ok. Ma qui siamo prima, siamo alla loggia di San Lazzaro. Se voi prendete l'agnello così con quella croce, è il sigillo templare dei templari di Provenza. Se voi prendete l'Agnus Dei con quella croce grande, okay, è il sigillo templare dei templari di Inghilterra. Allora, qua la cosa interessante è proprio dovuta all'immagine dell'agnello. C'è questo agnello che sgorga sangue nel Santo Graal, ma la cosa molto interessante è che se voi prendete l'agnello con la croce, diventa un sigillo templare sia dei templari di Provenza che dei templari d'Inghilterra. Questa cosa qua infatti mi ha intrippato da bestia, sono andato a fare delle ricerche su Google ed effettivamente quella simbologia la ritrovi in un sacco di siti che parlano appunto di templari inglesi e ti fanno anche un po' capire un doppio significato, cioè una gran parte del web che dice, ok, ma perché c'è un agnello in un simbolo templare? E tanti l'attribuiscono al fatto che loro, da sempre, da quando sono nati, adorano il capro, cioè Satana. Potrebbe esserci un'altra ipotesi. L'Apocalisse, sì. Dies ire, dies illa, solvet seculum in favilla, teste David un sibilla. Allora ragazzi, non potevo finire il video senza lasciarvi una chicca delle mie. Avete presente le piramidi di Giza? Adesso vi dico una cosa che veramente mi ha sconvolto. I tre edifici principali di Saliceto, tra l'altro edifici in cui noi siamo stati, sono esattamente allineati come le piramidi di Giza. Quindi esattamente allineati con le tre stelle principali della cintura di Orione. Secondo voi è un caso o no? Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa cosa. Bene ragazzi, il nostro viaggio in questa città misteriosa di Saliceto si conclude qua. Ovviamente manca quello che caratterizza di più il nostro gruppo.
Noi all'interno di quel castello ci siamo fatti chiudere e abbiamo fatto un'indagine per tutta la notte. Dai prossimi video vedrete questa indagine e che cosa abbiamo trovato. Continuate a scrivermi nei commenti e rispondetemi alle domande che vi ho fatto in questo video. Se vi è piaciuto, scrivetemelo, perché lo sapete, io sono malato di questi argomenti, quindi mi fa assolutissimamente piacere continuare a condividerli con voi. Quindi fatemi sapere la vostra, intanto lasciate un like e al prossimo video PIT. Ciao ragazzi. Guardate, sono cose uniche, guardate che voi potete girare, potete andare dove volete. Sì, altro che il codice da Vinci di Dan Brown.